comunicazione del sindaco Pagliamasso. Benissimo, benissimo. Bene, allora venite, chiamiamo anche tutti gli altri che sono venuti in questo momento storico. È storico, sì. Bene. Prego. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di nostro Padre, dal quale procede ogni bene, sia con tutti voi. L'inizio di una nuova opera suscita in noi sentimenti di gratitudine e di speranza, in modo particolare per chi la sta realizzando e l'ha realizzata. Come dice il Salmo, se il Signore non costruisce la casa, in vano faticano i costruttori. Anche noi in qualche modo diventiamo cooperatori di Dio, ogni volta che in spirito di servizio veniamo incontro alle necessità del prossimo e della comunità. L'aiuto del Signore conduca a felice compimento quest'opera intrapresa e protegga coloro che vi lavorano e vi perseverino sempre da ogni pericolo. Ripetete insieme a me, sii benedetto Signore nei secoli. Sii benedetto Signore nei secoli. Tu che doni all'uomo l'energia e sapienza per collaborare alla tua creazione, sii benedetto Signore nei secoli. Tu che per mezzo del tuo Figlio nostro Signore hai costruito la Santa Chiesa sulla salda roccia della fede, sii benedetto Signore nei secoli. Tu che per mezzo dello Spirito Santo fai di noi il tempio vivo e la dimora della tua presenza, sii benedetto Signore nei secoli. E benedici anche questo luogo, perché possa essere sempre a servizio della cultura e anche della crescita umana. Sii benedetto, Signore dei secoli. Dio onnipotente, Padre di misericordia, che tutto hai creato per mezzo del tuo Figlio e hai fatto di lui il fondamento incrollabile del tuo regno, benedici l'opera che intraprendiamo a gloria del tuo nome, per il bene di tutti coloro che la frequenteranno. Fa che cresca di giorno in giorno con l'aiuto della tua provvidenza fino alla piena realizzazione, per Cristo nostro Signore. Amen. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, sempre nei secoli dei secoli. E ci benedica il Signore, ci custodisca e ci dia sempre la sua pace. Amen. Prego. Entrate. Mano nella mano. No. Attimo. Passo pure io. Grazie. Sì. Sì, forza. Auguri. Auguri. Giorgio Vasari, il maestro di Leonardo da Vinci, che vi accompagnerà in questo viaggio nel Rinascimento. Prego, buonasera, accomodatevi. Signori. Prego. Prego. Andate giù. Assoluto nella storia e nella conoscenza di Leonardo da Vinci, noi questa sera abbiamo la possibilità di ammirare da vicino un'opera di Leonardo da Vinci che è stata scoperta nel 2015, o meglio, è venuta alla luce nel 2015. Si tratta della mattonella nella quale Leonardo da Vinci si ritrae all'età di 19 anni, il giorno del suo compleanno, il 15 aprile,
che quell'anno cadeva del lunedì dell'angelo. E per questa ragione Leonardo si ritrae sotto le sembianze dell'arcangelo Gabriele. Lo fa costruendo una macchina particolare, perché progetta e realizza una macchina per far piastrelle, costruisce la piastrella e su questa piastrella, con il procedimento da lui descritto con il nome di Eterna Vernice, tira fuori il suo autoritratto. La mattonella che voi vedete in esposizione è l'unico prototipo dell'originale. L'originale è custodito in un caveau del Monte dei Paschi di Siena a Firenze. Noi abbiamo avuto questa sera in prestito dal dottor Nicola Ragno, che è il proprietario di questa mattonella, la possibilità di esporla. Stiamo preparando un'esposizione della mattonella originale, quindi pensate, un manufatto del 1471, per il prossimo anno, perché nel 2019 cadrà il cinquecentenario della morte di Leonardo da Vinci, per cui nel quadro delle iniziative finanziate e patrocinate dalla Comunità Europea attraverso un percorso che si chiamerà Le vie di Leonardo da Vinci, ci sarà l'esposizione esclusiva della mattonella originale. Per celebrare questa mattonella, la zecca italiana ha coniato una moneta, la moneta con il volto dell'arcangelo Gabriele. Perché è importantissimo questo manufatto? Perché è uno dei due documenti di Leonardo nei quali Leonardo si firma. L'uno è il contratto, quando lui fa il contratto per la realizzazione dell'ultima cena con Ludovico il Moro, e l'altro è appunto la sua firma autografa sul mento dell'arcangelo Gabriele. E noi questa sera qui abbiamo, e la ringrazio veramente di cuore, la dottoressa Bonfantino, che è la grafologa ufficiale che ha certificato che quella che noi vediamo sulla mattonella è la firma di Leonardo da Vinci. Poi c'è l'Istituto Arcadia di Milano che ha certificato l'età della mattonella, 1471. Per cui si può dire che abbiamo, in esclusiva, e di questo sono grato a Nicola e alla dottoressa Bonfantino, e soprattutto voglio rettificare, magari il proprietario, il proprietario, lui dice il procuratore speciale, ma il proprietario, no? Perché si tratta di un reperto che vale circa 1 miliardo di euro, quindi magari. Di conseguenza se dice che è il proprietario lo rapiscono. Però dicevo, io approfitto di questa occasione, vi invito a salire dopo su quello che era il palco di questo posto e permettetemi con emozione di ringraziare Frate Antonio Ridolfi che ci ha dato la parola. Ringrazio ovviamente mia moglie che mi ha sopportato per 4 anni, un progetto questo che nasce 4 anni fa. Questa sera lo abbiamo realizzato anche grazie a 2 fraterni amici, Franco Cappiello e Gaetano Milone, che mi hanno sostenuto. Ringrazio il sindaco per la sempre gentile disponibilità rispetto alle nostre iniziative. E che dire, grazie a voi per essere intervenuti, e mo la chiudo come i politici. Viva Leonardo e viva Sorrento. Grazie. Come già avete sentito, è una mattonella del 1471, quando Leonardo era a bottega d'Alberrocchio e
pertanto non poteva firmare esplicitamente le proprie opere, tant'è che la firma posta su questo dipinto è parzialmente mimetizzata nella mandibola. Quindi il mio studio è stato uno studio molto particolare, lungo, e svolto con la metodica del Morettiana, di Girolamo Moretti, quindi grafologica. E la grafologia, come tutti sapete, è una scienza al pari di tutte le altre, con una propria metodica e con un risvolto scientifico. E diciamo che poi ho dovuto studiare comunque tutta la grafomotricità di Leonardo. Sappiamo bene che Leonardo scriveva con la mano destra verso destra, con la mano sinistra verso destra e con la mano sinistra in modo speculare. Quindi la firma che io ho accertato è una firma destrimale del Leonardo giovane, e quindi ci sono stati fatti attenti e scrupolosi, come deve essere sempre, ma in questo caso, visto la specificità, lo studio è stato ancora più accurato. Ho poi fatto raffronti con le firme, con gli scritti sia autografi di Leonardo e con tantissimi altri anche non visionati in originale, alcuni in originale, altri no. Quindi con tutta la scrittura, dalla scrittura giovanile a quella, insomma, del Leonardo maturo, per riuscire poi a dire che si trattava appunto di uno scritto, di una firma, di un Leonardo giovane, anche perché la differenza con, adesso la faccio breve, ma diciamo che grafologicamente sarebbe un po', non è tanto comprensibile per noi, per quelli che non sono addetti ai lavori. Quindi diciamo che la grafia matura di Leonardo è molto lapidaria, mentre quella giovanile è un po' più stentata, un po' più scattante, e poi si comprende bene, insomma, che il passaggio dall'età giovanile all'età matura, che cosa ha comportato in Leonardo. Poi potremmo parlare anche dell'implicazione della mano destra con il cervello sinistro, cosa comporta, però questo, insomma, è per gli addetti ai lavori. Grazie. La firma comincia da qui, da Vinci Leonardo, e al di sotto, come era tipico di Leonardo, c'è un rebus da decifrare: 1471, 72, 52 in verticale. Sul bordo della mattonella troviamo la sigla LDVDV, che sta a significare Leonardo da Vinci di Vinci, che lo mette poi in evidenza nel posto da cui proviene.